assoluto del tedesco e quindi Beh, penso insomma, che un Funze, in realtà Funze 4-7-5 in semifinale proprio al torneo del Canada vinto da Zverev. E nel corso di quel torneo. questi due giovani finalmente pronti veramente a sostituire e a rimpiazzare qualche spettacolo. Ecco qui tutto per quanto accaduto in Davis, la famosa pallata all'arbitro. L'estate. Però dopo il doppio fallo si riscatta il tedesco perché mette a segno un ace stem. Male che vada alla compagine europea, potrebbe impattare sul due pari. Tre russi Eh comunque. sì. Però ci sono ancora tanti punti in palio da qui a novembre. Il come on del canadese Dai. che da 15. Tutto facile per Zverev che martella sul 15 al centro. Sono lì tutti a guardare la sua partita, direi abbastanza impegnativi. Ha resistito perché Zverev sembrava aver oh, che bello 40-0. Intanto la regia inquadra anche Federer che in effetti quando sono scesi in campo Zverev e Shapovalov non era presente. Infatti adesso Zverev chiede al pubblico di salutare. Federer è arrivato con un po' di ritardo. Deve solo appoggiare il tedesco. Quattro pari, eccolo qui. Eccolo arrivato. Anche facile a dir poco questo. Sulla risposta oh, che gran punto che gioca Denis Shapovalov fin dalla risposta che pulisce la riga poi un grande continua ad attaccare Zverev. Fuori giri col rovescio, però Zverev. Sbagliato il colpo più facile, sai? Ma se l'hai giocata intelligente. Poi se appartieni a un team dove nessuno ha perso, tu a te scoccia 13 volte di più. Non passa. Ace. Tie break garantito. Non si tirano indietro. Sono seconde piuttosto robuste come questa. Mauro, indovina un po'. Ci sarà un non passa la risposta col rovescio una mano del canadese. Questa è buona. 3-1. Ricacciato dietro. Grandissimo punto. Un paio di accelerazioni devastanti. Rimane in campo questo attacco e il lob di Shapovalov è lungo. Il corpo
ed è quello che serve a Sasha Zverev per chiudere un primo set in cui in realtà ha rischiato anche di prendere un 6-4, ma alla fine ha resistito, ha portato Shapovalov al tiebreak e glielo ha strappato in 48 minuti. Break è veramente emozionante. Devo dire che qui... Cui comunque, contro il quale rimane competitivo, però non riesce ad imporsi al tiebreak. Zverev tiene la battuta in apertura di secondo. Gran rovescio. Una seconda incredibile, questa ottima e abbondante invece 2-1. Prendete a ospitare in poche settimane, in pochi giorni, completamente differenti. Allora, rovescio al volo, giocato con una semplicità di quel giorno. Parte accelerando Zverev. E questa l'ha messa. È passata, però pura questi giovani hanno veramente la capacità di giocare con la stessa disinvoltura di ritto e rovescio. Bravo, non hanno bisogno di questo. Sta spingendo sull'acceleratore Zverev. Può attaccare tranquillamente. Che bello. Qui è successo. Sotto la risposta è profonda. Lontano adesso. Eh sì, annulla anche questa di palla break Shapovalov. Ed è lunga la risposta. Insomma, rimane aggrappato disperatamente a questa partita. Direi di no. Bello questo passante, bellissimo. Lo tiene. E sì. 0-40. Tutti insieme, guardate come gli scambi praticamente non ci siano stati in questo, decidendo lui. E chiude lui. Eccolo. Pensavo che. Ah, però come l'ha annullato bene questo match point Shapovalov adesso. Attenzione, è andato per le terre Zverev, ma nulla di grave. Sta di fatto che però il corpo. E vantaggio Shapovalov. Bravo. Perfetto.
buona. E poi splendida anche questa volée. Ma insomma, che carattere Denis Shapovalov. Annulla 4 match point in maniera un po' troppo tenera. Ecco, qui fa più attenzione. Poi rimasto in campo. No, e poi sbaglia una volée a campo vuoto Shapovalov. Guarda. Accelerato benissimo con rovescio Shapovalov, ma Zverev ha tirato un dritto lungo. Come tira fuori questo dritto dal centro del campo. Passa, ma è in corridoio la risposta di Zverev. Che risposta. Però, pur essendo molto potente, prima sa farsi valere. No, qui ha rischiato tutto. No, ecco, eccolo. Pessima. E questa. E con l'ace esterno dopo un'ora e 49 minuti il tiebreak si conferma praticamente un tabù per la squadra del resto del mondo. Ancora come con Cilic e Tiafoe, Alexander Zverev batte Denis Shapovalov.